Desidero dirvi che abbiamo questa accoppiata con la quale vogliamo parlare un po' della storia della Rai TV, ma quasi quasi oserei dire che questa sera non è un'accoppiata della Rai, ma è addirittura una tris, perché ci sono anch'io sono sì, nato, però cresciuto. Però non fare la storia, che è una cosa antica, insomma adesso non Beh, siamo così vecchi. Racconteremo alcune eh? Cose con gli spezzoni che abbiamo scelto questa sera, e il primo spezzone che presenteremo ha a che fare con Paolo Villaggio. Benissimo, naturalmente. La storia ecco. Nostra. Sì, sì. Tra parentesi, volevo dire una cosa, vuoi venire un pochettino più avanti? Certo, così ecco, certo. Ti possono Io. Fare un'inquadratura più ah, bella. Ah, che carino, ecco, sì. Beh, mai ecco. Che stupendo. Dunque, eh? Abbiamo anche scelto Paolo Villaggio e Raffaella Carrà per una ragione particolare. Sovente lavorano insieme e lavorano anche moltissimo alla radio. Mi sì. Pare che voi fate gran varietà. Gran varietà alla radio, sì. Ecco, sì, io lo faccio solo perché c'è lui. Ecco, e tu invece? Io lo faccio solo perché c'è la Carrà e alla fine di questa trasmissione io e la Carrà scappiamo in Brasile. Oh, comunque, avevo fatto i complimenti alla nostra Raffaella perché è tutta graziosa, elegantissima. Ecco, di te invece posso dire che godi ottima salute, hai sì. Il viso sereno, disteso. Viso sereno. Posso dire, questa è deformante, no? Cioè, tu mi giuri che io non sono così. No, purtroppo sei così, guarda. Ma comunque sei bello. E sei anche giovane. Devo dire che purtroppo ho constatato che sei un po' civettuolo. Perché molto. Dalle tue biografie ho appreso che tu guarda, ti togli 7-8 anni. Ti togli sì. 7-8 anni. Ecco. No, 6 esattamente. 6 anni ti togli. Sì, ecco. Anzi, i miei ex compagni di liceo sono terrorizzati. Sì. Perché hanno paura che la cosa venga presa in parola su, in alto, e hanno paura di morire 6 anni prima. Cosa che capiterà, cari amici. Ecco. Comunque, mai ti posso chiedere una cortesia? Sì, dimmi. Mi dovrei togliere le scarpe. No. Sappiamo adesso, che sei uomo di rottura, però. Guarda, io ho la coda e lui si vuol far vedere. Non sono, dunque, prima di tutto non riesco a respirare. Ecco, slaccio. Ero in apnea alla Maiorca. Va bene, le scarpe. Si è voluto mettere il vestitino nero per sì, bene, l'ha comprato di una misura. Oh, scarpa stretta, cerchia la testa, terrificante. Manie, persecuzioni, miraggi, anzi ho visto sulla spalla di Mike sì. San Crisostomo per un attimo, no? Sì. È un'allucinazione. No, togliti le scarpe, sì, sarà più facile. Ma come mai? Ti fa venire mal di testa le scarpe un strette? Un cerchio alla testa, ho sì. Capito. Non è abituato, capito. Ma forse perché ragiona coi piedi lui, probabilmente. Al piede delle volte. Buongiorno. Hai capito, eh? Prima sei stato così carino, togliti le scarpe, dai. Dice che ha mal di testa, si toglie le una scarpe. Una scodisciata in piena fase. Come le tolgo o no? No, dimmi tu, tu sei il mio. Procacci, possiamo fargli togliere le scarpe? Si può? Almeno la destra. No, togliele. Scusa. Del resto abbiamo aria condizionata nello studio, sì, quindi non c'è problema. Allora, dunque, noi inizieremo la trasmissione di questa sera con lo spezzone che abbiamo tratto dal grande debutto di Paolo Villaggio. Però io vorrei saltare a pie pari la prima parte della vita di Paolo Villaggio, cioè quando era ragazzino, e parlare invece di quello che è il periodo durante il quale è maturato questo nuovo personaggio che poi è venuto in televisione e ha fatto tanto successo. Ora, voi sapete, perché avrete letto tante volte dai giornali, che Paolo Villaggio è maturato con i suoi personaggi quando lavorava in una grande industria. Ecco, genovese. Un'industria genovese, la Co-Sider. Co-Sider, la Co-Sider, sì. Ecco. Adesso è diventata Italy Impianti. Ecco, tu hai lavorato lì per 7 anni per 7 e anni. Mi pare che hai ricoperto parecchie cariche. Sei partito con la carica più bassa, impiegato di seconda categoria C. Sì, io ero quasi partito come spugnetta per francobolli, quasi. Ecco. Ma questa è una buttata, io sono partito come seconda categoria C, ecco, poi fascia retributiva F, quindi è una sì. Tragedia. Ecco, poi sei passato all'ispettorato acquisti, all'ufficio stralcio, sì, capo tutto. Gestioni varie. Sì, GEV si chiamava. Ecco, e poi alla fine sei arrivato in un posto molto importante, che è quello dei raccomandati, i PR. Prr, così ecco, pubbliche relazioni. Prr, ecco, le relazioni pubbliche. Ecco, le relazioni pubbliche. Io ero il meno indicato, difatti ho isolato completamente la società. Allora dunque, è arrivato all'ufficio pubbliche relazioni e è stato incaricato naturalmente di organizzare le festicciole per questa industria. La consegna annuale dei panettoni ai figli dei decanati. Ecco, tutti gli anni veniva la Befana e con la Befana arrivava anche Paolo Villaggio che consegnava questi premi. No, non li consegnavo io curavo le liste, ecco, sì. Non erano liste di prospezione, erano delle liste nelle quali c'era scritto impiegato di seconda categoria C, ha diritto a 2 panettoni da impiegato di seconda, dunque gli impiegati di prima categoria panettoni così. Sì. Impiegati di seconda così, terza categoria panettone. Ecco, allora naturalmente siccome era una cerimonia uguale, si ripeteva nello stesso modo tutti gli anni,
A un certo punto Paolo Villaggio pensò di fare lo spiritoso e diceva delle battute dove prendeva in giro tutti gli impiegati. I colleghi, i quali a un certo punto riconoscevano se stessi in queste battute, naturalmente con grande imbarazzo dei dirigenti. No, sai che cosa dicevo io esattamente? Dato che c'era un tempo morto, l'associazione in un teatro, il tempo morto, io chiamavo per esempio il signor Fantozzi, il quale impiegava quasi 20 secondi a scendere, io dicevo, il signor Fantozzi, famoso fantasista napoletano, perché ognuno aveva messo a punto un'arte speciale, per esempio c'era uno che era campione del mondo di tiro al chiodo, delle cose incredibili. Sì, sì. E tutti i dirigenti lo incredibili, ma dica, ma allora lei sa fare cose, allora era diventata una specie di palestra nella quale ognuno si esibiva. Ah, perché facevate anche lo spettacolo. Era uno spettacolo entusiasmante. Ma tu che facevi? Solo presentatore? Io solo un buongiorno della situazione. Sì. Se non che a un certo punto la cosa è diventata talmente grossa e importante che non ci stavano tutti dentro questo teatrino aziendale, perché tutti volevano venire a vedere questo Paolo Villaggio che era così spiritoso. Mm. E allora la Cofider decise, una certa Befana, di fare la festa al Politeama di Genova. Sì, nel 1967. Ecco. Allora come c'è stato questo grande bene. Spettacolo con teatro esaurito e qui è stato il colpo di fortuna di Paolo Villaggio. Qui è nata veramente la sua carriera. Era una sera tetra, pioveva, c'era la bufera. Una grandinata mostruosa, lupi in strada per la prima volta. Ecco. E due grossi personaggi del mondo dello spettacolo, e precisamente il regista Squarzina e il direttore dello stabile di Genova, Chiesa, che passeggiavano per la strada, si rifugiarono nel teatro. Siccome pioveva, disse, beh, andiamo a ripararci lì, nel frattempo c'è uno spettacolo, andiamo a vedere che cosa succede. E furono sorpresi perché sentirono un personaggio veramente incredibile, nuovo, Paolo Villaggio, vero? Vero, vero. Correggimi se sbaglio. No, così dico la verità. No, loro si sono rifugiati perché i lupi avevano azzannato Squarzina alla mano destra. Sì, vabbè, comunque sono entrati e hanno visto questo attore che era veramente fuori dall'usuale. Lo hanno avvicinato e gli hanno detto, senti, tu sei sprecato, perché non vieni con noi? Forse noi avremo la possibilità di valorizzarti. E allora qui ci fu una decisione molto importante per Paolo, perché dovette dare le dimissioni e sei andato dal capo. No, io ho chiesto prima un'aspettativa. Sì. E il mio capo mi ha detto, Villaggio, lei fa, a mio avviso, una sciocchezza imperdonabile. Sì. Noi la conosciamo, lei è un bravo ragazzo. Lei l'anno prossimo potrà essere in quella posizione, fra due anni in quell'altra, insomma lei fra vent'anni sarà come me. Io sono quasi svenuto perché l'ho visto che lui era disperato e mi sono licenziato. Hai preso la fuga e scappi sì. Ancora adesso. Va bene, allora, poi il grosso vero colpo è venuto una sera quando uno degli attori di questa compagnia si è ammalato e hanno chiesto Paolo Villaggio di sostituirlo. Dunque l'attore era esattamente il medico Enzo Iannacci. Ah. Perbacco. Che credo adesso sia ricoverato in un manicomio criminale. Perché... No, per niente, anzi è un grosso dottore, un grosso medico, molto bravo e fa anche delle bellissime canzoni. Tu hai cantato qualche canzone di Iannacci, no? No. Senti, ma io stavo guardando Villaggio nello schermo. Sì. E devo dire che mi sono sempre più innamorata di lui. Sì, guarda che faccina. Sì, che Coniglietti, non scherza, no. Sì. È la verità. Fuggiremo in Brasile, guardami negli occhi. No, volevo dire che Iannacci non è un medico che lavora negli ospedali, rosso. È un ricoverato. È un ricoverato. Iannacci non lo sa, allora questa pietosa persona ha detto tu lavori qui perché sei un buon medico. Vale. Allora, tu sei uscito sul palcoscenico e hai fatto la tua prima papera, tanta era l'emozione. Dunque, io sono uscito e dovevo dire, signore e signori, per una indisposizione, me l'ero preparata a memoria, un track di emozione terribile, salivazione azzerata, mani, due spugne, e ho detto, signore e signori, dovevo dire, per una indisposizione del cantante Enzo Iannacci, questa sera lo spettacolo non ci sarà, vi saranno restituiti i soldi del biglietto. E ho detto, signore e signori, spatolata tremenda di salivazione azzerata, anche questa sera, come sempre, lo spettacolo non ci sarà. Una signora anziana che io ricordo in prima fila, spero ora non deceduta, perché dico la verità era piuttosto... No, forse, anzi, credo che sia ancora in salute, sta benissimo, ha fatto una risata di questo tipo. E io ho detto, zitta lei, vecchia imbecille! E così nacque il Paolo Villaggio, presentatore aggressivo. Aveva capito che aveva fatto una gaffa, aveva fatto la sua prima papera. Però anche questa volta colpo di fortuna. In platea c'era Costanzo, il grande autore che noi tutti conosciamo, Maurizio Costanzo, sì, della radio e della televisione, che ha capito che qui c'era un personaggio sul quale si poteva lavorare. Lo ha preso, l'ha portato a Roma, l'ha fatto lavorare, una sera è entrato in questo piccolo cabaret dove lavorava Villaggio. 7x8. 7x8, un funzionario, allora giovane funzionario della RAI. Oggi, di cui io voglio dire il nome se è possibile, è Giovanni Salvi. Giovanni Salvi, sì, oggi alto dirigente. Siccome... Il Presidente della Repubblica, no, questo no. Ma è un personaggio molto importante perché è un uomo che sa
sa capire dove c'è la stoffa. Come no? Mi pare che anche Raffaella, anche tu, hai avuto la tua valorizzazione grazie a lui, mi pare, con Canzonissima. Sì. Comunque, non è di lui che dobbiamo parlare, ma di voi. Allora, ti ha visto e ha detto, senti, noi abbiamo una nuova trasmissione che è a Milano, che si chiama Quelli della Domenica. Vai a Milano a presentare 12 puntate. Allora, tu sei partito, sei venuto a Milano, invece di 12 puntate, il successo fu tale, ne hanno fatte 36. 36. Ecco. E così è nato il nostro nuovo grande personaggio della televisione italiana, che si presentò quella volta nelle vesti di Kranz. Kranz, sì. Ecco, Franz Kranz. L'autoritario e stupido presentatore. Ecco, però sempre in ragione del fatto che voleva aggredire, volevano che aggredisse. Il pubblico difatti fu un po' sconcertato perché non capiva molto questo genere di presentazione. Però a distanza di anni, adesso che i gusti sono cambiati, io allora ero rimasto perplesso. Adesso a rivederlo e anche voi rivedendolo vi accorgerete che è veramente formidabile. Allora ecco qua il debutto di Paolo Villaggio nelle vesti di Kranz nel 1968. Era esattamente... il 6 febbraio del 1968. La risposta esatta. A